Il forum H2O lancia un duro attacco per la gestione dell'acquifero del Gran Sasso, criticando le scelte sui commissari straordinari e dice no alle perforazioni. Secondo l'associazione ambientalista, la presenza di due commissari sta creando una situazione costosa e inefficace, con ritardi significativi, mentre i progetti proposti ignorano i divieti sulle nuove captazioni, mettendo a rischio il bacino idrico. Caputi sta perforando dei sondaggi. Lui dice all'esterno delle gallerie, come se questo fosse una scusante. Non ci sono i disagi per il traffico, ovviamente, ma da un punto di vista del potenziale impatto sulla montagna è la stessa cosa. Ah, anche perché questi sondaggi vengono fatti a una quota superiore delle gallerie, quindi bucano la roccia. E visto che il 14 è accaduto l'intorpidimento di cui non si sa neanche la causa, beh, forse anche per sola cautela, continuare a toccare, a strucugliare il sistema Gran Sasso, forse a nostro avviso è increscioso. Per De Sanctis, stante le problematiche sul tavolo, i cittadini pagano di tasca propria per non far subire problemi ai laboratori. Ci sono 18 miliardi di litri di acqua persi fino ad oggi. C'è una mancanza di linearità da parte di entrambi i commissari. E per i cittadini aquilani c'è il rischio concreto che nel futuro siano costretti a bere acqua del lago di Campotosto, potabilizzata. I due commissari stanno pensando progetti da oltre 300 milioni di euro complessivamente, senza le precauzioni a nostro avviso fondamentali, gliel'ha ricordato anche il parco per la tutela dell'acquifero e anche dell'acqua potabile. Nel frattempo immagino potabilizzatori che sono sì necessari per i lavori, però si prevede quello di Campotosto che dovrà essere definitivo e gli aquilani dovranno sapere che non berranno più tanta acqua dal Gran Sasso nel futuro, ma dal lago di Campotosto, cioè un'acqua di lago potabilizzata. Ecco, queste cose bisogna forse discutere e siamo qui per lanciare queste problematiche e evidenziarle.